Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Questa è la prima delle beatitudini del Vangelo di Matteo. Possiamo dire la stessa cosa in questo modo. Felice è la persona che nell'intimo sa di essere povera. Beata perché Dio ha il potere di prendersi cura di lei e di riscattare la sua vita. Tutti possiamo scoprirci molto poveri. Anche Gesù si è scoperto povero. Ci scopriamo poveri quando il nostro corpo o la nostra mente non stanno più bene. Quando sentiamo che la nostra vita è troppo breve per realizzare i nostri desideri più importanti. Ci scopriamo poveri quando non riusciamo a far sentire amate le persone a cui teniamo, o quando viviamo un fallimento grande che ci getta nello sconforto. Ci sentiamo poveri. Scopriamo di esserlo quando la notte scende nel nostro cuore e tutto diventa oscuro. Gesù ha fatto questa esperienza di povertà. Se in queste situazioni continuiamo a credere che Dio Padre ha il potere di prendersi cura di noi e di riscattare la nostra vita, allora possiamo essere felici pur rimanendo poveri. Mi posso affidare a Dio Padre, vi rimando in questo alla preghiera che conclude questo primo incontro, la preghiera di Fratel Carlo, che è una preghiera di affidamento a Dio, e posso anche continuare ad amare fratelli e sorelle come ha fatto Gesù nell'ultima cena, prima di morire. Ha dato quest'ultimo segnale di amore, lui che ormai non aveva più niente, era estremamente povero, spogliato di tutto, ha continuato ad amare e ha dato tutto se stesso. Questa è la beatitudine. Accanto a questa, il nostro incontro di preghiera vede un incontro di Gesù, anzi l'ultimo tempo, le ultime ore della sua vita, Gesù le vive insieme con due malfattori e con loro, in loro compagnia, compie l'ultimo passo della sua vita, passa attraverso la morte. Questi due uomini sono poveri, ma sono poveri in un modo diverso da come è povero Gesù. Loro hanno fatto del male nella loro vita e adesso questo male si ritorce contro di loro. Uno di loro lo riconosce, sente che questa sofferenza che vive è stata causata da lui stesso e in questa situazione penosa chiede aiuto a Gesù, che soffre con lui, è lì accanto a lui a soffrire. Gesù accoglie il suo desiderio e insieme varcano la porta della morte, con questa promessa viva di vivere insieme, insieme con Dio, insieme tra di loro. Sono entrambi poveri, entrambi ricevono il dono della vita. A questo punto, con questa beatitudine, con questa immagine di Gesù che entra all'incontro con il Padre, con questi due fratelli, possiamo porci alcune domande. Come comunità di Gesù accettiamo la nostra povertà e
Continuiamo a fidarci di Dio? Continuiamo ad amare il nostro prossimo? Una seconda domanda. Sappiamo camminare con umiltà a fianco di tutti, misericordiosi come Gesù, senza giudicare, anzi capaci di imparare dal bene che rimane nel cuore di ogni donna e di ogni uomo.